Oggi presentato il suo progetto, ha detto di essere supportato da una lista civica. Già hai scelto il nome e il simbolo, sono questi dietro di lei? Questo è il nome del gruppo. Come dicevo all'inizio, non è un caso. Fondazione perché il patrimonio della città è la prima cosa. Aperta perché il patrimonio deve essere di tutti, a tutti i costi. Per ciò che riguarda il discorso primarie sì e primarie no, lei poco fa in conferenza ha detto non si sottrarrà. Le primarie sono uno strumento serio che deve essere rispettato, che a volte ha funzionato bene, a volte ha funzionato male. Noi non ci sottraiamo ai confronti, che siano primarie della società civile, che siano primarie di altre aggregazioni, perché abbiamo la nostra idea e la possiamo dire e confrontare con quella degli altri sempre. Cosa risponde a chi auspica un'unità, una maggiore unità nelle forze, nell'area del centro-sinistra e teme che questa frammentarietà possa nuocere al progetto generale? Noi auspichiamo l'unità di tutti, quindi immagini se non auspichiamo l'unità del centro-sinistra. Che tipo di città immagina? Qual è il suo progetto? Allora, questa è una città che finalmente deve scoprire la sua vocazione, che discende dall'essere circondata da un mare bellissimo, di essere ai piedi di un vulcano straordinario e di cingere un giardino di arance anch'esso straordinario. E quindi queste sono le risorse della città. Deve farlo con tutta l'innovazione tecnologica che serve. Non dobbiamo più avere paura di specializzarci in un mondo che cambia, in un mondo integrato. Noi dobbiamo trovare il nostro posto e Catania ce l'ha naturalmente il posto, guardi dove siamo. Il primo progetto a cui si dedicherà se fosse eletto? Ma come ho detto poco fa, la prima cosa che intendo fare è creare percorsi liberi per i ragazzi e le ragazze, per gli uomini e le donne in carrozzella. Questa è una città che tiene lontani, deve diventare una città accogliente e innanzitutto accogliente per chi è un po' più sfortunato degli altri. Quindi una città senza barriere? Una città senza barriere per tutti, quello è il primo segnale, deve diventare una città senza barriere per chi ha progetti di impresa, per chi vuole investire in questa città, per chi vuole venire ad abitarci in questa città, per chi la vuole studiare questa città. Certo, nel momento in cui si apre devono essere rafforzati i meccanismi del controllo. Questa città deve essere illuminata in tutti i sensi. Occorrono riflettori sui grandi affari, occorrono riflettori sui comportamenti della pubblica amministrazione, occorrono riflettori sui grandi centri commerciali. Occorre illuminarla non soltanto con le luci, ma con la nostra voglia di sapere.